Trump e altri leader mondiali stanno mettendo a rischio i diritti di milioni di persone, mentre l'Italia, trisa di ostilità, razzismo e xenofobia, e sembra concentrare più di altri paesi europei le dinamiche di tendenza all'odio. Questo in sintesi il rapporto annuale sui diritti umani presentato da Amnesty International. Alcune delle principali tendenze che abbiamo visto riguardare tutti i diversi paesi in questo rapporto annuale sono fondamentalmente la diffusione e l'aumento di paura e discriminazione incoraggiate dallo Stato e dalla discriminazione contro le minoranze, contro gli attivisti, contro diverse comunità, e questa è una tendenza mondiale che stiamo vivendo. Il presidente Trump a inizio anno, per esempio, ha affermato che avrebbe appoggiato la tortura, e queste dichiarazioni possono essere un traino gratuito per tutti gli altri governi. Il rapporto riguarda 159 paesi e fornisce la più completa analisi sull'attuale situazione dei diritti umani al mondo. Occhio attento alla situazione nel Medio Oriente. Quando vediamo cosa sta accadendo in Siria, nello Yemen, quando vediamo cosa sta accadendo in Iraq quest'anno, in Libia, il flusso dei rifugiati, vediamo l'Europa come un blocco che chiude le sue porte ed è più facile per i governanti europei chiudere i battenti quando tra la gente c'è un odio diffuso contro i rifugiati.